Buonasera a tutti, sono Roberta Gaeta, consigliera regionale della Campania e vi do il benvenuto alla trasmissione che portiamo avanti settimanalmente per parlare di progetti, per raccontare storie, per confrontarci sui temi che ci stanno a cuore e che racchiudono problematiche ma anche visioni che sono importanti per tutti quanti noi. Lo facciamo sempre con gli ospiti, che saluto, a cui do il benvenuto, Luigi Musella, e Giorgio Marino, che presenterò fra poco. E questo è uno spazio pensato proprio in questo modo, è uno spazio istituzionale, ma che vuole anche raccontare quello che accade nella nostra città e nelle nostre città e nella nostra regione tutta, ma anche provare a pensare insieme a delle soluzioni da proporre anche a livello istituzionale nei vari contesti. E quindi stasera parliamo di nuovo di cura. Noi già la scorsa settimana abbiamo parlato di accoglienza e di cura. In qualche maniera anche stasera ne parleremo. In questo periodo iniziano a scendere anche qui al sud un po' le temperature e quindi il pensiero va sempre anche alle persone che vivono per strada, che non hanno dimora, ma anche che per tanti motivi, che poi racconteremo anche stasera, non hanno abitazioni o scelgono a volte per tanti motivi, come dicevo, di vivere per strada. E che cosa fare? Chi sono queste persone? Chi se ne occupa? E quindi tutto ciò che riguarda anche un po', questo mondo lo racconteremo insieme a Luigi Musella, che è responsabile, proprio del servizio e delle attività dei senza dimora per la comunità di Sant'Egidio. Ma c'è anche un altro tema, tanto importante, purtroppo sempre più diffuso, quindi anche crescente, che è quello degli autismi, mi spiegava qualcuno. Utilizzo il plurale volutamente perché ho imparato, diciamo, che è importante anche con la terminologia individuare e mettere a fuoco i problemi. E lo faremo proprio con Giorgio Marino, che è stasera è in duplice, se non triplice veste, da genitore, ma da professionista anche, quindi da psichiatra, e impegnato da tanti anni su queste problematiche, ma non solo, ma anche presidente di un'associazione. Quindi parleremo anche del ruolo delle associazioni e quindi anche della necessità da parte dei genitori di aggregarsi, di mettersi insieme e costituire una forza per poter affrontare tutto quello che poi la vita ci prospetta. E prima di cominciare a parlare di queste tematiche, appunto, vi ridò il benvenuto e vi ringrazio per essere qui. Grazie Insomma, a te per sono l'invito. temi importanti e quindi vi ringrazio perché mi aiuterete a parlarne con i telespettatori e con i cittadini in generale. E prima di cominciare a parlare del tema dei senza dimora, io guarderei insieme un breve video. Anche stasera siamo qui con la comunità di Sant'Egidio e nella preparazione dei pasti che poi verranno distribuiti in vari luoghi della città. E questa è una storia bella, importante da raccontare, che vale la pena di conoscere. Da sempre la comunità e anche altre associazioni di volontariato si sono occupate delle persone che hanno più bisogno, più necessità. Durante il periodo del Covid è emersa una situazione ancora più difficile. Famiglie che prima non erano intercettate dai servizi e con un certo pudore non manifestavano le loro difficoltà, invece hanno dovuto chiedere aiuto. E tanti volontari si sono occupati di loro, sono riusciti ad andare incontro anche alle loro necessità. La preparazione dei pasti durante la settimana si svolge in 4 giorni e distribuiamo intorno ai 1200 pasti. Cerchiamo di portare l'eccellenza ai nostri amici di strada, ma non è solo un sfamare, che sicuramente è un bisogno loro, ma non è il bisogno primario, ma è il bisogno maggiore è quello di ascoltarli e provare a risolvere insieme le loro difficoltà maggiori, che possono essere quelle della salute, delle dipendenze. Ci preoccupiamo per loro, per uno stimolo a un cambiamento della loro vita. Allora Luigi, la vita in strada, non
Noi lo dicevamo anche prima di cominciare, non riusciamo neanche ad immaginare che cosa sia la vita in strada, per quanto ci si incontri e si parli anche con le persone che vivono per strada, in realtà non riusciamo ad immaginare cosa si prova e che cosa spinge a volte anche a scappare dalle proprie case, oppure quando si è costretti. Certo, io ci tengo un attimino a sottolineare una cosa. Spesso si pensa che chi vive per strada lo fa per scelta. Io non ho mai incontrato nessuna persona che vive per strada, che ho conosciuto in questi circa 20 anni che faccio un servizio, quindi senza fissare dimora, qualcuno che abbia scelto, conoscendo le loro storie, di vivere per strada. Ma vivere per strada ci sono una miriade di motivi, delle volte anche molto banali. E delle volte sono motivazioni per cui si scivola lentamente e poi ci si trova per strada e poi ci si convince che quella è l'unica possibilità della propria vita, ma vivere per strada non è mai una scelta, è sempre un motivo di una perdita di lavoro, una malattia, una separazione, persone che vengono da altri paesi, fuori Italia, dal Nord Africa, molti, dai paesi dell'est. Il primo amico di strada che ho incontrato, non lo dimenticherò mai, mi raccontò di lui il motivo per cui era arrivato qui in Italia, perché al suo paese si parlava dell'Europa e dell'Italia come un paese dove si raccoglievano i soldi come le foglie dagli alberi, e lui ha venduto quella piccola attività che aveva di ferramenta nel suo paese, ha lasciato qualcosa alla famiglia con la speranza di tornare dopo qualche anno ricco, e adesso veniva a chiedermi i soldi per fare una ricarica oppure veniva a chiedere da mangiare, non aveva proprio vergogna di tornare a casa, non poteva tornare a casa. Questo, voglio dire, è un piccolo esempio, però ognuno ha la sua motivazione per cui si trova a vivere per strada, e sicuramente poi non è una vita facile, perché poi vivere per strada si va incontro a micro delinquenze, si va incontro tanti a pericoli, no? Pericoli, si va incontro a a affrontare le notti per strada, e quindi si inizia a bere per proteggersi dal caldo o altre dipendenze, ed è poi un complicarsi della vita e trovare sempre spesso porte chiuse dove poi si diventa invisibili, come spesso si definiscono queste persone. Si diventa invisibili, ma io dico spesso si diventa visibili soltanto quando si rappresenta il problema. Quindi quando diventi un problema, allora diventi visibile, altrimenti vieni ignorato. Però ci sono attività e servizi che devono essere anche previsti dalle istituzioni. Io stessa mi sono interfacciata con le tante difficoltà, lo abbiamo fatto insieme, perché certo, durante gli anni in cui sono stata assessore, devo dire che il supporto, il sostegno anche delle associazioni, il lavoro insieme, ci ha consentito anche, no, di realizzare delle cose che poi fossero utili anche per il futuro di queste persone. Sì. Però è ancora sempre poco, e io continuo ad interrogarmi su come si possano affrontare problematiche come queste, aumentando i posti letto, forse in parte, ma non credo che sia quello che, soltanto almeno quello che serve. Quindi c'è, credo, una necessità del primo intervento, quindi sicuramente di intercettare queste persone per strada, come fate voi, e lo fate in maniera anche coordinata, no, con altri enti, altre associazioni. Gruppi, quindi questa anche è una cosa molto importante, quindi il coordinamento che c'è tra le associazioni di volontariato e con le istituzioni è fondamentale. Certo. Ma oltre questo, però, voi che conoscete anche nel profondo, che cosa si potrebbe anche pensare di chiedere, di realizzare con il contributo importante anche delle istituzioni? Certo, le cose da fare sono tante, ma sono anche forse più semplici di quanto possa sembrare. Sicuramente la persona che vive per strada non ha bisogno, quantomeno non è il suo bisogno primario, quello di un panino, di un pasto caldo, di una coperta.
il bisogno delle persone che vivono per strada, i senza tetto. Il bisogno primario lo dice, si dice in questa frase, hanno bisogno di un tetto. Quella è la prima cosa. Noi come comunità di Sant'Egidio in questi ultimi anni abbiamo proprio intrapreso questo lavoro, nel senso di cercare luoghi di accoglienza notturna per il periodo del cosiddetto emergenza freddo, che sicuramente non è sufficiente, perché una persona viene la sera, offriamo una cena, la doccia, la colazione, alle 20 si entra e alle 8 di mattina si esce, tutta la giornata sta per strada, non è la soluzione migliore, è un preservarli dal freddo della notte. Il problema della persona resta uguale però. Quindi la soluzione è quella di offrire delle possibilità abitative, anche piccoli nuclei, con poche persone. Un po' come se fossero gruppi appartamento, diciamo. Gruppi appartamento, esatto, insomma, e che può sembrare difficile, ma nella nostra esperienza poi non è così difficile, nel senso che sicuramente c'è bisogno di un rapporto personale con le persone, certo. Conoscere le loro storie. C'è bisogno di costruire un rapporto di fiducia. Un rapporto di fiducia che è fondamentale. Noi della comunità Sant'Egidio ci teniamo a sottolineare che non è un rapporto di fiducia, ma un rapporto di familiarità che va oltre, che abbatte molti muri, sicuramente. Di amicizia, esatto. In questi ultimi anni, come dicevo prima, stiamo provando a mettere su delle piccole convivenze, insomma, di due persone, anche in piccoli appartamentini, monolocali. Stiamo lavorando molto in questo senso per ospitare le persone che con il nostro sostegno possano poi iniziare a prendere tra le mani la loro vita e poter camminare poi da sole, reintegrarsi nella società, diciamo. E come anche, per esempio, un grosso bisogno è quello di persone che hanno problemi di salute, sono in ospedale per interventi o altre cose, hanno bisogno di convalescenza lunga magari, ma dopo un brevissimo ricovero vengono dimessi e ritornano per strada e quindi si ripeggiora in quella malattia, in quel problema di salute che hanno. E noi abbiamo una, anche se piccola, esperienza di una convivenza di 4 persone, dove ci sono persone, accogliamo persone con problemi di salute e che stanno in questa casa, possono stare H24 con il nostro sostegno, insomma, per la spesa eccetera, assistiti, diciamo, da noi, ma con l'intento di farli guarire sia, insomma, per il problema di salute che hanno, ma anche di poter poi ridare il loro posto a qualcun altro e loro magari intraprendere un percorso nuovo, insomma, di fuoriuscita, appunto, dicevo, queste condizione. Casette che stiamo cercando di aumentare, insomma, in diversi posti della città, tutte le occasioni possibili insomma, cerchiamo di realizzarle. Questa se può sembrare difficile, però voglio dire, sono esempi e magari fatto da tanti, insomma, sicuramente si potrebbe agevolare, insomma, alleggerire la vita, insomma, di queste persone. Anche su piccoli numeri, no? Su piccoli numeri principalmente, ecco. Perché noi pensiamo che nei grandi numeri, nei grandi luoghi, sì, di accoglienza è sempre difficile. Ripeto, insomma, è una soluzione temporanea, non funziona. È una soluzione d'emergenza. Le convivenze piccole sono difficili, figuriamoci quando ci sono molte persone, con tante storie diverse, tante problematiche diverse, insomma. C'è chiaramente, ci sono tanti problemi connessi poi a questa condizione, e cioè quella dei contesti, per esempio, quindi anche di luoghi che diventano quasi inaccessibili magari per la presenza di persone che si mettono insieme anche forse per proteggersi un po', no? Per contrastare un po' la solitudine e la paura a volte magari di aggressioni, perché ci sono situazioni veramente anche pericolose di notte, no? Ci sono persone che fanno uso di alcol ma anche di altre sostanze che quindi possono diventare anche aggressive. Questo però comporta tutta una difficoltà anche di vivibilità di quel luogo, per cui le persone tendono a, appunto, a non vedere il problema, ad allontanare il problema, si mettono cancelli, si cerca di chiudere sempre di più uno spazio da preservare perché sia più tranquillo, più sereno. Io non demonizzo mai le persone che chiaramente esprimono questo disagio, perché è un disagio reale, certo.
Per cui è chiaro che bisogna riuscire a trovare una modalità che risponda all'esigenza della persona che vive per strada e allo stesso tempo consenta anche agli altri, no, di vivere in un modo, ecco, senza il timore, per esempio, di rientrare a casa e magari essere aggrediti. E questa è la parte molto difficile. A volte è capitato anche che venisse associato il tema dei senza dimora con il degrado di una città. Quindi come tenere insieme anche questi elementi, quindi garantire il vivere civile, ma nello stesso tempo in quel vivere civile tenere sempre presente che ci sono persone. Certo, sicuramente sono persone. Io penso questo, che a Napoli si stima che ci siano intorno alle 1500 poco più di persone senza fissa dimora e ci sono poco più di 300 posti letto. Questa è una risposta quasi inesistente, voglio dire. Quindi già poter avere la possibilità di trovare un luogo di accoglienza, anche se solo notturno, che non risolve il problema, risolverebbe sicuramente parte dei problemi. Certo. Come anche il decoro, voglio dire. Sicuramente una città come Napoli, vedere delle persone senza fissa dimora che dormono sotto le tende, ai portici del museo, oppure in Galleria Umberto, eccetera, insomma, sicuramente non è decoroso, però voglio dire, poi cosa si propone a queste persone, insomma, diventano sicuramente un pericolo, una cosa non decorosa per la città, per le persone che tornano a casa e trovano magari sporco sotto casa, sicuramente, però sicuramente sono persone che non hanno dove andare, anche certo, volendo, insomma. Questo potrebbe essere, insomma, uno dell'inizio, insomma, di risolvere questi problemi, perché quasi nessuna città d'Italia ha così una risposta così minima, insomma, di persone, di possibilità per persone che vivono per strada e poter andare in un luogo di accoglienza, insomma. Molto, abbastanza c'è per quanto riguarda le mense, per quanto riguarda... Diciamo che il cibo forse il proprio cibo non manca assolutamente, che... insomma, non è quello, insomma, noi... anche perché c'è poi anche il cittadino, assolutamente, che magari sì, ma tanti gruppi, tante in associazioni, questo su questo sicuramente le cene itineranti sono tantissime, sicuramente sì. Spesso si parla di spreco, insomma, ecco, noi intendiamo questa le cene itineranti come il modo per incontrare le persone. Certo. Però non è un'occasione, un bisogno primario, per, non è assolutamente. Per parlare, stare certo, insieme. Per incontrare. E far capire che non si è soli. Che non si è soli, sicuramente. Io ho posto anche questo quesito rispetto ai posti letto. E mi è stato detto anche più di una volta che in realtà c'erano posti vuoti e che non si riusciva a convincere le persone. Io mi sono fatta un po' un'idea, cioè che forse i luoghi non sono quelli in cui le persone pensano di poter andare, cioè allontanarli eccessivamente dal luogo che invece loro riconoscono come più vicino possibile ad una casa. Sicuramente questo non succederà mai da un giorno all'altro, ecco. Quando c'è un luogo aperto per l'accoglienza notturna, non si riempirà la prima sera che viene aperto questo posto, perché c'è bisogno di far conoscere, di incoraggiare, di accompagnare. Poi spesso ci sono anche magari una persona che vive per strada, c'è il cane con lui e non può accedere in questi luoghi, e lui sicuramente non ci pensa di andarci, perché il cane è l'unico affetto che ha, insomma, figuriamoci se lo lascia. Voglio dire, sono tante piccole cose. Certo. Noi in luoghi di accoglienza, anche se piccoli, aperti da noi di Sant'Egidio, e anche noi facciamo un po' di fatica per convincere alcuni amici nostri ad usufruire di questa opportunità. È chiaro che non succede da un giorno all'altro, ma oggi potremmo sicuramente verificare che tutti i luoghi di accoglienza notturna che ci sono a Napoli sono in questo tempo sono tutti occupati, pieni. Certo. Noi abbiamo una lunga lista di attesa, per esempio, insomma, è sempre insufficiente. Questa, insomma, per esempio, potrebbe essere una delle proposte che forse anche a livello regionale, cioè pensando ad una proposta proprio che coinvolga tutto il territorio, anche se è chiaro che nella città di Napoli che si concentra maggiormente il fenomeno, perché
è più attraente da un punto di vista anche di possibilità di avere qualche risorsa, quindi è chiaro che ci si avvicina al centro. E comunque non essere isolati è sicuramente un senso di protezione maggiore, quindi nella grande città si sente più protetti, perciò voglio dire, per questo motivo chi non ha casa preferisce stare al centro e non isolato, insomma, in provincia, anche se nella Campania, insomma, diverse città ci sono, anche se in numero minore, insomma, persone che vivono per strada, magari sono più luoghi di accoglienza che funzionano grazie alla Caritas o altro, insomma. Allora io lancio una, come dire, una proposta. Lo abbiamo fatto in un contesto territoriale che è quello del comune e questo mi aiutò molto, anche se chiaramente i problemi non si possono risolvere così facilmente. Però lancio una sfida, aiutarmi a scrivere delle linee guida, certo. Mettere insieme le idee, le proposte e provare a ragionare in termini più ampi, quindi anche di visioni per le persone che vivono per strada e quindi per tutti. Certo. Tra l'altro c'è sempre questa immagine che è lontana, no? Che è quella che non può mai riguardare noi, quella situazione problematica. No, certo. Di fatto non è così, perché le persone che vivono per strada non sono soltanto straniere, non sono soltanto uomini, non sono soltanto di una certa età, in realtà. Come dicevo prima, può succedere a chiunque di noi, nessuno di noi è indenne da poter arrivare un giorno per strada, perché i motivi sono tanti, insomma, e quindi nessuno si deve sentire escluso, oppure non, che non riguarda questa cosa, è un problema di altri, assolutamente, questo è sicuro. E sicuramente una linea guida da scrivere insieme, questo è ottimo, voglio dire, noi c'è bisogno, insomma, di tanti, insomma, di creare una coscienza anche, perché diciamo la verità, come dicevi tu prima, si parla di senza fissa dimora quando si vedono come un problema, insomma, ma sì. Dovrebbe essere una preoccupazione quotidiana, una, a livello anche istituzionale, anche una, come dire, insomma, una parte del bilancio, insomma, di ogni comune, insomma, qualcosa che è inesistente, insomma, ecco, non. Questo sicuramente si trascina questo problema e diventerà magari una città come Napoli sempre più incontrollabile, insomma. E poi ci vuole continuità. E ci vuole continuità. Ci vuole continuità ed una programmazione. Programmazione, quindi, continuità deve essere anche un po' una come dire, insomma, un po' una professione, una scelta di vita, insomma. Io lo faccio come volontario della Commissione dei Giri, come scelta di fede, insomma, di vita, ma c'è bisogno sicuramente di piccole strutture, magari con persone anche che facciano questo a livello proprio di professione. Certo. Insomma. Io sono convinta che ci sia bisogno di tutto, che ci sia bisogno delle strutture istituzionali, quindi predisposte, organizzate, dove ci siano dei lavoratori che sono chiamati proprio a svolgere quei compiti e quelle funzioni, certo. Ma che si debba essere sempre in profondo, stretto contatto con le associazioni, perché c'è quella parte che è quella della relazione, della costruzione, certo, della relazione, che sicuramente può essere svolta bene dai volontari. Deve essere una sinergia. Quindi insomma, deve esserci una sinergia. Certo. Questo è quello che, ecco, in cui ho sempre creduto e che secondo me aiuta anche, ma anche per la distribuzione dei pasti. Ecco, io credo che anche per essere volontari ci si debba assolutamente preparare, perché non si sa, per certo, esempio, che cosa va somministrato, che il latte, per esempio, il latte caldo non è indicato la sera, certo, perché magari si fa uso di alcol. Ci certo sono tante cose da, sì, da capire, da imparare, per cui, ecco, farlo in totale autonomia non è mai proprio un bene, diciamo. È sicuramente lodevole, però farlo insieme è sempre meglio, perché si guarda alla persona e alle problematiche. Non sempre si fa del bene facendo del bene, insomma, si pensa, sì, di fare il bene, ma delle volte si può fare anche molto male, magari dando un'aspirina, e quell'aspirina, certo, può portare un'allergia, voglio dire, cose che voglio dire, l'esperienza di Sant'Egidio in 30 anni di servizio ce l'ha insegnato, e magari chi va da solo può non pensarci. Condividere, insomma, le esperienze magari rende tutti più certo, forti. Certo, certo. E allora, ecco, ci lasciamo, senza lasciarci chiaramente, senza ci lasciarci, lasciamo però con questo impegno reciproco. Certo.
E parlando proprio di altri temi delicati e importanti, ecco, io chiederei a Giorgio Marino, psichiatra, psicoterapeuta e presidente di un'associazione di cui ti chiedo di parlare, ecco, di iniziare raccontando anche la tua storia. Io credo che, ecco, la storia personale, quella professionale e poi anche quella di, ecco, di visione, di risoluzione di problemi, anche se parzialmente, siano collegate. E forse comincerei proprio dalla tua storia, che può aiutare a comprendere. Perfetto, ti ringrazio Roberta, e mi ha colpito una cosa, mi prendo un secondo per dire mi ha colpito una cosa mentre parlava Luigi Musella. Luigi ha usato degli aggettivi parlando delle persone che lui va incontrando per la strada, che sono assolutamente utilizzabili per l'autismo. Luigi ha parlato di solitudine. Non c'è solitudine maggiore delle persone che si riuniscono in associazioni, e qua già è la risposta perché le associazioni. Sì. Ha parlato di invisibili. Noi parliamo delle famiglie dei ragazzi autistici che si chiudono sempre di più in loro stessi e diventano le famiglie fantasma, vengono chiamate. E poi parlavi che la cosa più importante per i senza dimora è appunto avere un tetto. E la cosa più importante per le famiglie dei ragazzi autistici sono le strutture per il dopo di noi, e quindi tutto il discorso dei beni sottratti alla criminalità organizzata, strutture per l'inclusione. E poi hai parlato di continuità, che è una scelta politica, non è una scelta né delle famiglie né dei tanti operatori e volontari che si danno da fare per questi ragazzi. E quindi mi ha colpito, perché mentre tu parlavi io segnavo dei parallelismi, punti, dei parallelismi, certo, che andavano proprio in questa direzione. E se parlo della mia storia, parlo della storia di mio figlio, che ora ha 32 anni e che è un ragazzo autistico grave, e a cui ho fatto io la diagnosi. Giuseppe. Giuseppe. È un qualcosa che volentieri avrei fatto a meno di fare, però mi è capitato. E l'ho fatta nel 93, nel lontano 93, e da allora inizia il calvario. E lui era piccolissimo, perché due poi anni si, e parla, tre mesi. Si parla di diagnosi. A quei tempi era molto più tardiva. Ecco. Mi hanno sempre chiesto come era successo, io non l'ho mai era saputo dire. Piccino. Non l'ho mai saputo dire, anche perché per 15 anni io vivevo in una regione e in una città, che è la terza città d'Italia, dove non c'era un centro per la diagnosi di autismo di primo livello. Per cui per 15 anni siamo andati a Siena, ogni mese per due giorni, e dove ci hanno confermato la diagnosi, mentre qua mi dicevano che era deformazione professionale, che i maschietti sono più lenti, sa, tutto quello che si dice di solito quando hai una situazione. Anche se credo che un papà non vorrebbe mai diagnosticare. Assolutamente. Ecco, quindi assolutamente è un'esperienza che aiuta a crescere, però di cui uno farebbe volentieri a meno. Voglio dire che iniziano le battaglie. Appena fai la diagnosi di autismo iniziano le battaglie, perché lotti contro la mancanza totale di organizzazione. Guardate, non voglio sembrare polemico, io nella mia vita, io mia moglie ovviamente, che si è preso un carico non indifferente smettendo di lavorare per dedicarsi a mio figlio, e abbiamo incontrato tante, tante, tante persone in gamba. Però parliamo di persone, non parliamo di strutture, organizzazioni. Certo. O di procedure chiare, lineari, stabili. Lineari. Io non voglio entrare, ma basti pensare che tu, l'INPS ti chiama ogni paio d'anni per confermare una diagnosi che da sola praticamente ti dà la chiarezza. Questo è quello che combatti. Poi entri nel mondo della scuola e là iniziano le battaglie con le insegnanti di sostegno. Io ricordo che Giuseppe nei 5 anni delle elementari ha cambiato 14 insegnanti di sostegno. E gli è andata bene, ci stanno anche altri che hanno battuto questo record con facilità. E poi inizia la difficoltà dei centri, delle terapie, inizia tutta una difficoltà che pian piano porta la famiglia a chiudersi sempre di più in se stesso. Poi se tuo figlio è problematico, certo, è ancora più grave, perché sono le persone che non vogliono avere
a che fare con te. Tu vedi quegli sguardi e pian piano ti ritiri in te stesso, proprio come un senza dimora, che vede lo sguardo... Tra il timore, tra la paura... E la rabbia. E la rabbia. Perché c'è tanta rabbia. Certo. E allora poi vai avanti. Nel caso di Giuseppe ha fatto le scuole medie, ha fatto l'esame, non ha avuto il certificato di frequenza, è riuscito a fare l'esame, perché pur essendo molto grave ha delle buone competenze, però non è in grado di non essere seguito 24 ore su 24. Certo. Ti ringrazio per aver detto questo, perché purtroppo è una delle cose che accade. A volte non si comprende, la politica, le istituzioni, le leggi non prevedono una continuità della malattia, per cui si pensa alla riabilitazione. Non esiste riabilitazione per patologie che hanno un andamento e che quindi ecco, la persona può fare delle cose, ma assolutamente va seguita sempre e per sempre. Va seguita per sempre, ed è giusto che io dica, perché non lo si sa, che fino a una ventina d'anni fa si parlava soltanto di autismo infantile, come se a 18 anni i ragazzi non fossero più autistici, ma passando alla psichiatria diventavano schizofrenici. Per levare il termine infantile vicino alla parola autismo si è dovuta arrivare al DSM-4, quindi parliamo praticamente di 15-16 anni fa, non è che parliamo... Fa spavento pensarci. Esattamente, perché era il bambino autistico che andava curato, poi quello che facevo alla fine... Se riuscivi a curarlo, bene, altrimenti automaticamente era psichiatria e quindi... Assolutamente, e quindi ghettizzazione. Ed è quello che dicevi tu, Roberto, è proprio quello che si vede nella scuola. Non c'è bisogno di essere dentro alla materia, basta un minimo di buonsenso. Tu trovi bambini autistici nelle elementari, per l'80% dei bambini autistici va alle elementari. Alle medie già sono diventati il 40%, al liceo sono il 15%, cioè quelli che hanno una capacità, diciamo così, intellettiva più alta, i livelli 1. È chiaro che queste percentuali sono percentuali orientative, certo, ma è giusto per capire come l'andamento, pian piano si viene abbandonati dalle istituzioni che non ti mettono a disposizione niente. E certo, quei ragazzi ci sono ancora, quindi vuol dire che la mancata frequenza è invece un abbandono e comunque una solitudine, un isolamento. Questa è la realtà delle famiglie, è la realtà che tu vedi questi genitori che si fanno la passeggiata col figlio trentenne, quarantenne, li identifichi subito per Napoli, no? E poi a un certo punto li vedi sempre di meno. Perché oltretutto c'è il problema, per cui poi io fondai l'associazione AGAN, chiamando altri genitori, del dopo di noi. Il dopo di noi è la vera battaglia sulla quale si lavora con i ragazzi autistici. E sono contento, e non voglio fare un qualcosa di politico, perché la politica è una cosa che non mi appartiene. Però per la prima volta il presidente Mattarella, nel suo messaggio di fine anno, non ha parlato soltanto degli autistici che vanno a ballare, che vanno in discoteca, che sanno fare i quadri come Pollock, come Leonardo, ma ha parlato per esempio di Casal di Principe, che è una realtà dove tanti operatori, tanti bravi ragazzi si danno da fare per avere a che fare con autistici gravi. È troppo facile. Certo, ci sono esperienze di grande valore. Assolutamente, che stanno venendo sempre più fuori e sempre di più per la volontà dei genitori. Perché diciamoci la verità, i genitori sono gli unici che non fanno business sulle patologie dei propri figli. Certo. Almeno questa è la mia esperienza. Diciamo che anche quegli enti che chiaramente lavorano bene, che si impegnano, hanno magari anche un metodo, che sia quello, perseguono anche una loro ideologia professionale. No, io, ecco, questa è una delle cose che ho notato. Guarda, nel tempo. Se chiedi la mia opinione, io ti dico con tutta onestà che il fatto che esistono tanti metodi e ognuno giustamente vende il proprio metodo nel migliore dei modi, ti dimostra che ne sappiamo ancora pochissimo. Sì. Perché laddove ci stanno tanti metodi, significa che ne sappiamo poco. E potremmo parlare dei farmaci, tu hai fatto qua in trasmissione, hai parlato di CBD. Infatti, sì. Perché è una cosa, per esempio,
ecco, che di cui io non ho un'idea, e molti di noi non hanno un'idea, no, dell'utilizzo dei farmaci. Assolutamente, perché gli psichiatri non conoscevano e non conoscono, perdonami, la vis polemica, l'autismo. E quindi danno i farmaci come li darebbero a dei pazienti psichiatrici, che non è totalmente sbagliato, voglio essere paradossale, perché la medicina, in generale la medicina, non soltanto la psichiatria, cura i sintomi, non le malattie. Certo. Tu prendi l'insulina perché devi abbassare la glicemia nel sangue, non perché ti curi il pancreas. Ecco. Non so se riesco a spiegare, idem per la pressione. Quindi hanno una loro efficacia, ma per il sintomo, e quindi può aiutare. E per poco tempo e tantissimi effetti collaterali. Ecco. Perché il problema è questo. Dato che non esiste un farmaco che lavora sui sintomi core, cioè sui sintomi centrali dell'autismo, non esiste ancora, si stanno facendo tante sperimentazioni, viene fuori poi una pletora di metodi di cure alternative, dallo sciamano praticamente fino al neuroscienziato, non so se riesco a spiegare. E le famiglie sono disperate. Ma io voglio essere provocatorio fino in fondo. Se a me mi dicono che c'è uno sciamano in Tibet che mettendo un dito nell'occhio guarisce mio figlio, io porto mio figlio, quello gli mette nel dito nell'occhio e mio figlio guarisce, ma a me non me ne frega proprio di sapere, certo, qual è il metodo scientifico che c'è da dietro. Non ci si affeziona a nessuna idea, assolutamente, purché sia un e minimo efficace. E questo è il dramma delle famiglie degli autistici, perciò la solitudine e l'associazionismo. Mettersi insieme, quindi non soltanto in un'associazione, ma no. Voi siete riusciti a costituire noi insieme un gruppo ad altre più associazioni ampio. Siamo riusciti per la prima volta a creare un coordinamento che si chiama Coordinamento Autismo Campania, dove ci sono già 35 associazioni che cominciano a capire che per farsi ascoltare c'è bisogno dei numeri. Con onestà, io certo, posso andare da chiunque, rappresento me stesso, tre persone, eppure è più facile perché mi danno un contettino e stanno a posto praticamente con la pubblicità. Mentre se vai a 35 associazioni cominci a rappresentare un'esigenza che è molto più diffusa. E allora ti devi prendere la responsabilità di dire strutture del dopo di noi. Tu lavori da tanto tempo nella politica per accedere alle strutture sottratte alla camorra. Sì, è complicatissimo. Complicato. Ed è la cosa più facile avere le strutture. È un po' come il cibo per i senza dimora. Le strutture te le danno. Poi è la sostenibilità di un progetto, certo, perché avere disabili, avere autistici gravi comporta tre turni di 8 ore per gli operatori. E allora tu quando vai a parlare così ti dicono non ce ne stanno soldi. Eppure ci sono tante risorse sull'autismo. Ci sono tante risorse. E questa è una cosa, ecco, di cui abbiamo sono anche scelte. Parlato in regione e che ancora, di cui ancora non sono assolutamente convinta, come dire. Io credo chiaramente nella buona volontà e anche nelle buone intenzioni di chi programma. Però io credo che noi siamo ancora ben lontani, penso non soltanto alla nostra regione ma anche proprio al nostro paese. Il fatto stesso che non ci sia un fondo dedicato che ha una finalità ben precisa, come invece ci sono per tante altre tematiche, ma anche il fondo non autosufficienza o sono tutti, credo, fondi insufficienti sì. E che hanno una programmazione inadeguata, perché evidentemente non rispondono alle reali esigenze poi delle persone. Quando tu stanzi 350 milioni e lo dici come notizia del telegiornale, la gente dice diamine 350 milioni per i disabili. I disabili sono almeno 13 milioni in Italia e almeno 3 milioni sono i disabili gravissimi. Gravissimi. Se tu cominci a dividere per il numero di disabili, cominci ad arrivare a cifre veramente meravigliose. Parliamo di 20-30 euro all'anno per certo, disabile, con cui le famiglie veramente si sentono sostenute. Ma anche il famoso assegno di cura. Ti levano il PTRI e le battaglie sì, che stiamo facendo in regione. Ti danno l'assegno di cura. L'assegno di cura per i disabili gravissimi è 1.200 euro. Io voglio fare proprio i conti della, sì, della massaia. No? 1.200 euro, se vuoi tenere tuo figlio soltanto in un centro diurno per 5 giorni a settimana ce ne vogliono 2.100.
dice, ma tieni anche la pensione. Sì, ma il pomeriggio c'è bisogno di un operatore a casa che te lo mantiene pagato al nero. Perché sì, non si considera che è centuplicato, no, il bisogno in realtà è molteplice, per cui sì. Non c'è soltanto la necessità di una struttura, non c'è soltanto anche a volte soltanto il diurno, a volte c'è la necessità anche di una struttura residenziale, residenziale. Perché ci sono situazioni che non possono essere gestite in famiglia. Davvero credo che il lavoro sia ancora lungo, è chiaro che anche a livello regionale io sono assolutamente disponibile e intenzionata a portare avanti questi temi. È una cosa veramente complicata e molto complessa perché, come dicevo, le risorse ci sono, anche se forse insufficienti, ma ancora si è lontani da una vera programmazione e quindi da un ascolto forse anche delle associazioni e quindi dei genitori e dei familiari. È quello che noi abbiamo chiesto, guarda. Tu lavori in regione, quindi ti parlo al consigliere regionale. Sì. Consulta per l'autismo, permanente. Hai interlocutori, hai le teste pensanti e hai la possibilità di misurarti. Se ne parla da tempo immemorabile. Avevo ancora i capelli quando già se ne parlava, voglio dire. Però sta sempre là. Le risposte devono essere delle risposte che vanno nel tema della continuità, la performance occasionale, che tu fai 90 milioni, mi ricordo quando fecero il governo lo stanziamento sul dopo di noi, 90 milioni di euro il primo anno, tu ti aspetti che il secondo anno siano 180, no, diventavano 45. Allora, sono performance occasionali che non servono veramente a nulla, non per me sono dispersione certo. di energie. Non sono praticamente compattare l'energia in un programma, in un progetto serio. Il CBD, parlavamo prima dei FA, il CBD funziona? Ok, non lo deve stabilire Giorgio Marino. Prendiamo dei veri esperti che si mettono e funziona. Nel momento in cui il CBD funziona diventa mutuabile. Non è che le famiglie si devono svenare per farsi preparare le preparazioni galeniche. Come sempre, ritorniamo sempre che è la volontà che ti porta a tante cose buone, è la volontà politica. Io devo dire che rispetto alla consulta ho fatto una richiesta all'assessore eventualmente anche di seguire questa consulta, perché mi rendo conto che per gli amministratori, e lo sono stata insomma per tanti anni, a volte è complicato, no, interfacciarsi con tutte le organizzazioni, di tutte le problematiche, certo. Però in questo secondo me ognuno di noi può dare poi il suo contributo. Io mi sono assolutamente resa disponibile con l'assessore, che anzi inviterò, che mi ha detto di essere anche intenzionata a parlarne. È chiaro, c'è sempre un po' di delusione rispetto ai tempi, perché si comincia a parlarne in un certo momento e poi passano i mesi, se non addirittura gli anni, e ancora si sta lì a cercare di costruire. Però, dico, non bisogna mai demordere finché si è sul campo. Per voi è un po' diverso, perché sul campo ci siete per forza. No, noi famiglie abbiamo un piccolo problema, che i nostri ragazzoni diventano sempre più forti e noi diventiamo sempre più vecchi. Giuseppe, tu parlavi di Giuseppe, Giuseppe è 1,77-1,78 per 103 kg di muscoli. Ecco. Quando parte in una delle sue crisi di meltdown, che può avere lui come qualunque altro ragazzo autista, 20 anni fa lo gestivo meglio di quanto lo gestisco adesso. E non è neanche giusto che lo faccia soltanto il familiare. Non è giusto, ma è l'unica realtà che esiste sul certo. nostro territorio, ma territorio nazionale. Sì, non è un caso sì. che basta leggere i giornali per capire qualcosa. Purtroppo è proprio così. Il 12, quindi proprio fra pochissimi giorni, avete organizzato un evento importante, io credo. Anzi, chiederei anche alla regia di mandare la locandina, così si guarda un pochino anche proprio l'evento, forse spero che si legga bene, però ecco, di che evento si tratta? Proprio come logica conseguenza di tutto quello che hai detto tu, che ho detto io e che ci siamo detti,
formare i genitori è altrettanto importante di un convegno fra medici. A me piaceva pensare, visto che io mi occupo di adulti autistici e del dopo di noi, pensare di chiamare una persona che si occupasse di questo. Poi, avendo conoscenza anche con Fulvio D'Amico, che è un eccellente neuropsichiatra che si occupa praticamente di bambini, neuropsichiatra infantile che si occupa di bambini, gli ho chiesto di fare un intervento in modo che trattiamo la parte bambina, l'adolescenza, il passaggio dall'adolescenza all'adulto e poi i piani di vita. E ho avuto la fortuna di avere una risposta positiva da Roberto Keller, che è uno, a mio modesto parere, dei massimi esperti di autismo degli adulti ed è anche il responsabile dell'unico centro per autismo adulti che esiste e che sta a Torino, praticamente nella regione Piemonte. Adesso ed è la prima volta, credo, che venga qui. È la prima volta che viene a Napoli. Ecco. È la prima volta che viene a Napoli e quindi avrà un sacco di domande a cui dover rispondere. Sì. Per fortuna che è una persona disponibile. Ha un titolo questo evento che mi ha colpito. Sì. Gli spettri non ci fanno paura. Sì, un po' partendo dal fatto che questo spettro, questa diagnosi dello spettro autistico, dove ci si mette di tutto di più, oramai è una cesta dove mettiamo, fra poco metteremo anche, che ne so, l'ansia, l'ansia. Okay. Metteremo l'ansia nella cesta dei disturbi dello spettro autistico. Sì, non dobbiamo avere paura. Non dobbiamo avere e richiama, paura. Diciamo, non soltanto lo spettro autistico, ma richiama quegli spettri. Le famiglie fantasmi, gli invisibili di cui parlava Luigi Musella. Sì. Certo. Speriamo bene, abbiamo riscontrato molto interesse in una cosa che di solito è per pochi intimi, queste cose. Sì, è vero, io almeno ho riscontrato poi negli anni che alla fine si partecipa se si ha il problema. Forse si comincia, no, a furia di parlare, perché anche questo è l'obiettivo, per cui io invito degli ospiti che poi hanno vissuto, vivono in prima persona queste problematiche, le diverse problematiche. Penso che si cominci a capire che riguarda tutti e che è molto più diffuso di quanto si pensi e che anche se non riguarda noi in prima persona e la nostra famiglia, ci riguarda come persone di una comunità, un po' come il discorso appunto dei senza dimora. Noi siamo una comunità e non possiamo ignorare i problemi che ci circondano. Se ce ne facciamo carico per un pezzetto, a seconda anche dei ruoli, delle funzioni, delle professioni che si portano avanti, no, nella propria vita, beh, credo che qualche passo in avanti si possa fare. Questo evento io credo che sia un momento importante, perché di autismo nel mondo degli adulti si parla poco, anche per tanta paura, io credo, perché quello che non si conosce, non si riesce a gestire, lo teniamo un po' lontano. E quindi in questo io ho incontrato tante famiglie, certo, che avevano proprio necessità di essere ascoltate e accolte, no? Un po'. Esattamente, se mi permetti proprio, certo, un secondo soltanto, è anche cominciare veramente a cercare di far capire all'interlocutore che sta dall'altra parte che i genitori, che le famiglie, che un coordinamento di genitori sono una risorsa, non sono dei rompiscatole da cercare di mettere in seconda fila, perché i rompiscatole sono quelli che hanno fatto le scoperte nel corso della storia. Noi siamo una risorsa per la politica e la politica è una risorsa necessaria per noi. Certo, assolutamente. Sì, sì. Cosa che forse può riassumere questi belli interventi, insomma, queste problematiche che ci accomunano in effetti. Se posso consentirmi di citare un attimo Papa Francesco, che continua a ripeterci che per guarire una società malata di egoismo bisogna partire dagli ultimi, e gli ultimi sono i ragazzi, i giovani o gli adulti autistici, sono i senza fissa dimora, sono le persone senza lavoro, e spesso queste
persone vengono considerate uno scarto, no? Oppure un problema, si nascondono, come dici tu. E la società ci invoglia ad essere egoisti, a pensare a se stessi, a arricchirsi, avere gli smartphone o quant'altro, voglio dire. E questo sicuramente peggiora questa malattia dell'egoismo. E allora credo che forse tutti insieme dobbiamo fare uno sforzo di migliorare noi stessi e di coinvolgere quante più persone per cominciare a creare questa cultura che guarda alla solidarietà e non all'egoismo. Sì, grazie, ne sono diciamo, profondamente convinta, è stato un po' l'augurio anche per il nuovo anno. Ed è una scelta personale di ognuno, non è che riguarda altri, ognuno di noi può fare la sua parte, insomma. Sì, c'è bisogno anche di prendere posizione, io credo, sì, nella certo. vita. Non si può essere neutri, questa è una cosa che forse qualcuno mi dice da politico, no, non va bene, ma io nasco operatore, nasco un operatore sociale e tale resti, per cui io credo profondamente che ognuno di noi può fare la sua parte e che parlarne insieme a questa finalità e questo obiettivo, sicuramente per me comprendere meglio le problematiche per portarle poi in un contesto istituzionale che è quello della regione, ma anche sollecitare eventualmente le amministrazioni comunali rispetto a dei problemi specifici, ma è anche sensibilizzare, informare, coinvolgere le persone in tematiche che ci riguardano tutti. Noi in questo spazio spesso abbiamo anche parlato di progetti, di visioni, di progetti di turismo, ma veramente cose anche ecco, che ci fanno guardare con grande ottimismo. E quindi per quanto le tematiche siano assolutamente gravi da affrontare e difficili, però io credo davvero che insieme si possa affrontarle. E noi abbiamo anche uno spazio, che è quello delle adozioni, infatti siamo arrivati proprio al momento dello spazio adozioni. E entrambi credo che sappiate il mio amore per gli animali che... hai fatto riferimento anche prima agli animali che accompagnano spesso i senza dimora e che sono degli affetti importanti. E quindi io ogni volta rinnovo il mio invito ad adottare cani, gatti, che non siano soltanto cuccioli, ma che siano anche adulti e facendolo, andando a visitare rifugi canili della nostra regione, perché acquistare un cucciolo di razza, insomma, può essere bello apparentemente, ma in fondo non è un acquisto, no? È una conquista reciproca. E stasera presento un cane in particolare, e lui ha 2 anni, quindi non è un cucciolo, ma è comunque giovanissimo. Ed è la storia di un cane che è stato trovato a 2 mesi, quindi quando era piccolissimo, sul raccordo. E adesso vedremo un piccolo video fatto in maniera assolutamente casereccia, diciamo, perché è stato realizzato da una delle volontarie che lo ha accolto. Grazie. È bellissimo. Sei seduto? Io posso seduto. Ah! Hai fatto seduto tu? Seduto? Bravo! Seduto? Ma com'è bravo questo cane! Seduto? Seduto? Bravissimo! Ma tu sei un ubbidiente! Ma come è bello questo cane? Ma tu sei bellissimo tu. Riusciti? Ma sei a terra tu. Dalla zampa. Madonna mia. Madonna, che cos'è questo cagnolino? Le ciance, ma ne poche. Le ciance. Un'altra cosa, seduto? 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 Ecco qua.
Allora, ecco, Cash, l'abbiamo visto, è stato un video, come dicevo, assolutamente amatoriale, però ci tenevo a far vedere quanto è gioioso, no, un cane che accogliamo. E lui ha rischiato più volte la morte in un canile della Campania, di Napoli, che aspetta da quando aveva 2 mesi di essere adottato. E, avete visto anche in sovrimpressione il numero di telefono, ma potete contattare anche me nel caso foste intenzionati ad adottarlo. Io vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio i miei ospiti e vi do appuntamento alla prossima settimana, quindi al 16 gennaio. Grazie e buona serata. Arrivederci. Buona serata. Grazie.